Oh sole mio, stai in fronte a te. Uè, big piece of camperized! Bentornato sul nostro canale Vivere in Camper, ma chi te lo fa fa? Statene a casa! Oppure, se proprio hai ansie di transumanza e non sopporti il freddo invernale, fai come me e migra come gli uccelli. Quelli con le ali! Verso paesi e climi più caldi. Svernare al caldo in camper non è per nulla un'idea malvagia. E tu che dici? La puntata di oggi infatti tratterà di vita in camper in inverno, ma a differenza della precedente parleremo di dove andare se si vuole trovare un tempo più clemente ed evitare di congelarsi gli zeppetei. Uno dei motivi per cui noi full timers abbiamo deciso di vivere viaggiando è anche quello di poter restare tutto l'anno in infraditos. C'è chi c'ha i calli sulle mani, io ce li ho sui piedi, i famosi calli da ciabattas. Se invece vuoi scoprire trucchi e rimedi per l'inverno, guardati la puntatona precedente dedicata ai consigli per vivere in camper in climi freddi. Te la metto qui sopra nel link. Lo sai che se non ti iscrivi al canale te buco la gomma? A proposito, fermo lì! Visto che parleremo anche di Spagna, prima di tutto ti becchi sta bella cartolina della Mancia, dedicata ai mulini di Don Chisciotte che si trovano vicino alla città di Toledo. Così magari te decidi a muovere un po' le chiappe. È piaciuta la cartolina? Bene! Guarda il video fino alla fine perché abbiamo deciso di inserire alcuni spezzoni del fuori stagione dell'Armando. Testimonianze dirette di chi vive in climi temperati tutto l'anno. E che culo! In questo episodio ci saranno delle riprese subacquee davvero interessanti e non solo. E poi, lo sai ormai, non vorrei mica perderti il prossimo mega sponsors che ci ha lautamente finanziati, vero? Ma adesso ti spieghiamo come evitare di combattere contro i mulini a vento del generale inverno e dove andare per godere di temperature miti tutto l'anno. Andiamo! Perché migriamo? Come
Come forse avrai già intuito, brutto pezzo di camperista, l'inverno è una stagione difficile per chi vive in camper. E come? Se poi hai visto la puntatona precedente, ti sarai reso conto che con qualche accorgimento non è poi una tragedia affrontare i climi freddi. Mal che vada, statene a casa! Devo dire però che svegliarsi la mattina con le dita dei piedi blu non è che sia molto piacevole. Scherzi a parte, l'inverno crea qualche disagio in più rispetto all'estate, quindi chi vuole starsene tranquillo... migra. Le ragioni per cui viaggiamo per svernare in climi più caldi sono essenzialmente due. La prima è sicuramente relativa al comfort. Vivere in un van o in un camper non significa stare all'interno del proprio mezzo H24. Anzi, è il paesaggio che io amo abitare e che mi consente di sentirmi più sereno e spensierato. Come sono romantico. Il clima è una questione capitale. Aprire gli occhi la mattina e vedere un bello scorcio, poter scendere in maniche corte, farsi un bagno, un'immersione, una passeggiata nel bosco, una corsa, cacare guardando l'alba o qualsiasi altra cosa ti piaccia fare, e farlo 365 giorni l'anno è un privilegio di cui pochi possono godere. Le motivazioni che ti spingono a essere un full timer sono molte, ne abbiamo parlato nel video che ti metto qui sopra, ma assaggiare la vita outdoor è certamente una delle principali. Se piove e fa freddo, è chiaro che dovrai passare molto tempo all'interno del veicolo. Inoltre, certe strade che in estate sono praticabili diventano impercorribili quando ci sono fango o cumulo di neve. Ecco perché, secondo me, la ricerca di climi temperati consente di poter andare alla scoperta 365 giorni l'anno, godendosi la vita all'esterno. L'enorme giardino e sempre diverso che questa vita ci concede è un piacere che io personalmente non voglio perdermi. Vabbè, adesso basta con le immagini bucoliche che faccio venire il diabete anche al povero Virgilio. Mi ritengo però fortunata a poter stare in t-shirt quasi tutto l'anno. Inoltre, viaggiando in coppia, ci siamo resi conto che stare giornate intere dentro al van rendeva tutto più complesso. Poter uscire e prendersi i propri spazi non è certo un aspetto da trascurare. Insomma, il bel tempo ti permette anche di non uccidere il tuo partner. Che non è una bella cosa. Visto che poi devi capire come disfarti del cadavere. Ci sono sempre i mattoni multiuso. Stesso discorso vale per i cani. Tutto il giorno chiusi dentro al mezzo soffrono. E quando devono andare a caca o a fare le loro cosette, se piove è un disagio bello grosso. Esci al freddo e alla pioggia e aspetta che si facciano i comodi loro. E poi, lo sai vero cosa fa un cane bagnato appena torna al coperto? Si scuote come un mocio e ti spara peli puzzolenti, bava e acqua in ogni dove. Un gran macello. Allora tu devi fare come Buffone e tuffarti a corpo morto su quella palla di pelo, brandendo l'asciugamano che poi comunque dovrai mettere ad asciugare da qualche parte. Cos'è? Pensi che non puzzerà di cane umido per almeno 3 giorni? Questo è dunque il primo motivo: stare bene, comodi e in panciolle, oltre che godersi al massimo il territorio che visitiamo. Altrimenti, perché viaggiare e uscire dalla propria zona di comfort? Il secondo è certamente legato a questioni più venali. Il risparmio, te capite, Rikyu? Come ti abbiamo spiegato nel video precedente, scaldarsi in camper in inverno è abbastanza dispendioso. Se con il caldo una bombola da 10 kg può durare anche 8 mesi, quando devi tenere un buon tempore all'interno del mezzo, i consumi salgono notevolmente. Ci si attesta all'incirca su un cambio ogni 4-5 giorni. Sapendo che il costo medio è di circa 25 euro a bombola, potrai ben capire la differenza, non è vero? Lo stesso discorso, fatte le debite proporzioni, vale se hai altri tipi di riscaldamento, come il bruciatore a gasolio. Te ne ho parlato nell'episodio precedente. Tu ricordi, vero? In climi freddi e invernali si spende circa la 100 euro al mese solo per scaldarsi e cucinare. Megoioni. In climi caldi, come ti dicevo, con 25 euro vai avanti anche 8 mesi. Bella lì! I costi si alzano anche perché ci sono molte accortezze da considerare: prodotti antigelo da acquistare, manutenzioni da fare, gomme da cambiare, e chi più ne ha più ne metta. Te ne ho parlato approfonditamente nell'episodio precedente, quindi vattela a vedere se ti interessa. Brutto pezzo di pantofolaio. Hai pensato ai costi delle strutture ricettive in bassa stagione? No. Se non vuoi fare solo libera, ma vuoi usufruire ogni tanto dei campeggi che tanto ti piacciono a te, lontano dai periodi poco turistici, i costi sono molto più contenuti. In Portogallo ci hanno chiesto sui 14 euro al giorno, in Sicilia 10. C'è anche questa possibilità. Te capì? Ma insomma, do cazzo se va per starsene in panciolle, e mo te lo dico. Dove andare? Me
adesso che spostarsi in luoghi caldi non è un obbligo, resta evidente che da qualche parte, se vuoi goderti i climi miti, si deve andare. Ma davvero? Il Portogallo è uno di questi. In inverno la regione lusitana ha temperature che non scendono mai sotto i 13 o 15 gradi. Al sole si sta molto bene. Un paio di anni fa con Alberto ci siamo trovati nel sud del paese, in Algarve, e poi abbiamo girato un po' il territorio tra l'Alentejo e l'Algarve stessa. Ovviamente lungo la costa il clima è ideale e Albertino si ricorda molto bene il bagno nell'oceano che ha fatto i primi di febbraio. Una controindicazione di queste terre è il vento. Essendo il paese esposto sull'oceano e non presentando alture adeguate, spesso soffia una brezza che ti toglie persino le mutande. Nelle giornate più soggette a questo evento atmosferico si superano anche i 60 nodi, ovvero i 110 km all'ora. Le raffiche più forti arrivano anche a 70 nodi e non sempre è facile destreggiarsi in situazioni del genere. Alberto si ricorda bene quella coppia, lei mingherlina, lui bello piazzato, che procedeva a fatica controvento per raggiungere la macchina. Ad un certo punto una raffica più forte ha spostato di qualche metro la signorina, sparando alla terra come un proiettile. Lui grande e grosso non si è mosso di un centimetro, questione di peso. Ovviamente, ma che te lo devo proprio dire, il vento fa percepire delle temperature più basse di quelle segnalate dal termometro. Piccolo consiglio: poiché il vento soffia anche per giornate intere, evita di esporre il veicolo al vento laterale. Conviene parcheggiare con il muso rivolto verso la direzione da cui le raffiche arrivano, se non vuoi finire con il culo all'aria come questo povero malcapitato. Che ne dici? Chiaramente sentirai il mezzo ondeggiare, ma anche se sei un brutto pezzo di camperista, sono certo non soffrirai il mal di mare. Me posso fidare? L'interno e il nord del Portogallo sono un po' più freddini, quindi il sud resta la soluzione migliore. Attento però, marzo è il periodo delle piogge, può scendere acqua dal cielo anche per 3 settimane di seguito. Vero Alberti? Quindi regolati un po' tu. Potrai sempre spostarti in base a ciò che ti dice un buon servizio meteo. A questo proposito io ti consiglio caldamente Weather Underground e chiaramente ti metto il link in descrizione. Il vantaggio di questa app è certamente il fatto che si appoggia a stazioni meteo private e locali. In questo modo non sarà un rilevatore posto a centinaia di chilometri di distanza da dove ti trovi a dirti cosa accadrà l'indomani, ma una stazione vicinissima. La precisione sulle previsioni è davvero eccezionale. Ci azzeccano quasi al minuto. Esiste anche un'allerta meteo geolocalizzata. E poi? Dove vanno ancora sti cazzo dei full timers in inverno? Dammi un secondo da tempo, brutto pezzo da camperista. In Spagna le temperature sono pressoché identiche al Portogallo e tu mi dirai: ma sta benedetta nazione è enorme! Che vuol dire in Spagna? E c'hai ragione pure te! Il posto migliore in cui recarsi è certamente il sud, più precisamente l'Andalusia. Nord e centro della Spagna infatti arrivano facilmente al di sotto dello zero. Lo sai vero che la penisola iberica è un grande altipiano con un'altezza media di 600-800 metri sul livello del mare? Pure la geografia ti insegno! Ecco perché ti conviene girare il nasone del camperone verso sud. In Andalusia, appunto, e stare lungo la costa. Ci sono luoghi mitici come Tarifa, ma sono molto molto affollati, anche se ultimamente la polizia ha fatto sgombrare il famoso campo dei piratas, dove stazionavano centinaia di mezzi tutto l'anno. Vero, Max? Il vento a Tarifa è forte, tanto che la zona è rinomata per il kitesurf, quindi vale quanto detto per il Portugal. In generale, tuttavia, il sud della Spagna è un po' più protetto e quindi questi eventi atmosferici ti scasseranno la minchia. Oh. Molto meno. E poi scoprirai i famosi chiringuitos sulla spiaggia. Beh, qui non te voglio svelare troppe cose. Alza le chiappe e vai a vedere tu stesso. Figata! Visto che sei in Spagna, hai mai pensato di traghettare verso le isole? Tra tutte ti racconto delle Canarie. Le Canarie! Eh già, io e Alberto non ci siamo mai stati, anche perché il viaggio costa parecchio. E non ci abbiamo gli soldi. Così ci siamo fatti aiutare da Guglielmo, che poi è anche l'amico e il compagno di merenda che ci dà una grossa mano coi sottotitoli, che ci ha vissuto un paio d'annetti. Conosce bene Lanzarote e Fuerteventura, meno le altre isole. Ti parleremo quindi solo di ciò che sappiamo. Anveri! In questi giorni sono lì Pierre e Amélie di Orme sul Mondo, quindi ti consigliamo, se vuoi saperne di più, di seguire le loro avventure. Il link te lo lascio come sempre in descrizione. Lanzarote e Fuerte si caratterizzano per 2 stagioni climatiche peculiari. Da maggio a ottobre soffiano gli alisei, venti freschi e umidi oceanici, sempre abbastanza tesi, normalmente 35 km all'ora con frequenti punte a 70-90. In questo periodo la temperatura normale è sui 18-20 gradi di notte e 24-26 gradi di giorno. Bella lì! In alcune zone più protette dal vento di giorno, sempre in inverno si arriva a facilmente oltre i 30 gradi. Te ne dico una: Playa Honda, Lanzarote.
Di notte il vento fa sentire il freddo, quindi si esce sempre con la giacca e con le mutande della lanacotta. Il sole è molto forte, quindi all'ombra puoi avere freddo. Al sole invece ti si abbrustoliscono le cervella. Da ottobre a maggio gli alisei dovrebbero cessare e le temperature si mantengono uguali a quelle estive, ma non tira un filo di vento. A Fuerteventura e Lanzarote l'ombra è una rarità, anche se a Fuerte qualche albero ogni tanto lo trovi. Se no te lo porti da casa. Tu cercalo bene, mi raccomando. La calima invece è una bastardata che spariglia tutte le carte. Sai cos'è, brutto pezzo di meteorologo? Si tratta di una condizione climatica che si verifica tra l'estate e l'inverno. Quando l'estate mollano gli alisei, arrivano forti venti da est, dal Sahara precisamente, portando dietro la sabbia del deserto. D'estate il vento è caldo e pieno, appunto, di sabbia. Più in alto vai, peggio è. Niborta! Le temperature possono arrivare anche a 45 gradi e la sabbia impedisce di tenere gli oblò aperti. A meno che tu non voglia ricreare il Sahara dentro il tuo bel bestione bianco. È un fottutissimo inferno. Disco inferno! D'inverno, paradossalmente, il vento dell'est è freddo e può fare scendere molto le temperature. Dalla calima, caro il mio brutto pezzo di camperista, non c'è riparo. Negli ultimi anni gli sconvolgimenti climatici globali stanno creando un bel casino. Anche alle Canarie. Calime sempre più lunghe e frequenti d'estate, freddo e vento d'inverno. Ecco perché Guglielmo se n'è andato. Amica scemo. Normalmente i mesi da evitare sono comunque novembre e febbraio. Certo che se vai lì a svernare, allora te ciuccio entrambi. Tenerife Sud e Fuerteventura Nord sono i posti degli italiani, dove puoi vivere senza conoscere una sola parola di spagnolo. Comprendes? Tutte le isole hanno costi di affitto molto alti, ma te che te ne fut? Guglielmo ci dice che non andrebbe mai a Gran Canaria e Tenerife, preferisce Lanzarote e Fuerteventura. Hierro, La Palma e Gomera sono invece isole molto piccole ma molto belle. Gli italiani, ahimè, si stanno distinguendo un po' ovunque per essere truffatori e furbetti. C'è proprio nel DNA. Come al solito esportiamo il meglio del nostro bel paese. Vero furfantello da Cidua. Per quanto riguarda i traghetti, posso dirti che non hanno costi molto diversi tra le varie compagnie. Per il camper spendi circa 250 euro. Posto poltrona costa poco meno e con i pasti inclusi. La cabina la paga invece intorno agli 800 euro. Megoglioni! Iscrivendosi d'estate a un'associazione di camper canaria su Armas Transmediterranea, è una delle compagnie più conosciute, si ha circa il 35% di sconto. Se sei un gran signore e vuoi spedire il camper da Siviglia a Lanzarote e tu vuoi prendere l'aereo, il costo del solo trasporto del camper su una nave cargo è di 1200 euro circa. Da dove puoi partire? Quali sono le compagnie che effettuano i viaggi? Da Cadiz verso Lanzarote, Gran Canaria e Tenerife, che ha un traghetto unico. Si va con Armas Transmediterranea. Da Huelva verso Gran Canaria con Frs.de. Da Huelva verso Gran Canaria, Tenerife con Balearia Fred Holsen. Sui loro siti web puoi simulare un acquisto aggiungendo le varie opzioni che ti interessano. E come al solito ti metto il link in descrizione. I prezzi cambiano spesso a seconda delle stagioni, quindi quelli che ti ho dato io sono solo orientativi. Capito, brutto spesso de scamperistas? Non mi veni a scassare la minchia con i conti del ragioniere. Se sei residente canario e iscritto a associazione camperisti, con 350 euro fai tutto. Trasbordo camper e viaggio in camina. Mi che culo! Insomma, meglio di così, cosa potevo dirti? Altra meta certamente molto gettonata, soprattutto dai brutti pezzi di pensionati come te, è il Marocco. A parte il fatto che, se sei un surfista, come per il Portogallo, sei in un paradiso senza pari. Le temperature qui arrivano anche a 25-30 gradi. Siamo stati ben 3 mesi in quel paese, che poi è la durata del visto. Vero è che poi si può richiedere il prolungamento per altri 3 mesi, come fanno molti francesi che non c'hanno un cazzo a fa. Noi siamo arrivati in gennaio e ripartiti a marzo. Era lontano 2016. Sicuramente alcune cose sono cambiate nel corso degli anni, ma in linea generale è una nazione molto economica. Il gasolio all'epoca costava 70 centesimi al litro. Figata! Per quanto riguarda la documentazione necessaria per entrare, posso dirti che non è per nulla complicata. Se sei un cittadino della comunità europea, ti basta il passaporto. Come ti dicevo, il visto dura 3 mesi, ma puoi prolungarlo andando ad una stazione di polizia entro però 15 giorni dal tuo arrivo nella nazione. Capito, brutto pezzo di pianificatore seriale? L'unico obbligo vaccinale è il certificato internazionale delle vaccinazioni per la febbre gialla, se sei stato nei 5 giorni precedenti in paesi infetti o a rischio. Ma tu che sei
sei un igienista, mica avrai di questi problemi, no? Chiaramente dovrai avere con te anche i biglietti per il ritorno. Noi abbiamo preso il traghetto da Algeciras fino a Tangeri, attraversando lo stretto di Gibilterra. Il costo mi pare fosse sui 180 euro per due persone e il furgon. Le strade sono abbastanza buone, soprattutto le centrali, quelle destinate ai grandi collegamenti, da Tangere a Rabat, Casablanca, Marrakech, Gadir e così via. Chiaramente le strade minori interne sono abbastanza dissestate. Quando non ci sono strade, trovi delle piste, che comunque sono ben battute. Abbiamo visitato più o meno tutto il Marocco, la parte nord-ovest all'inizio e poi siamo scesi lungo la costa anche alla ricerca di spot interessanti per il surf. La parte nord l'abbiamo trovata un po' più piovosa, mentre al sud di Casablanca si arriva, come ti ho già detto, ai 25 o 30 gradi di giorno. Di sera si sta veramente bene, alle volte dormivamo anche con il portellone aperto, visto che la temperatura non scendeva poi così tanto. Ovviamente le cose cambiano se vai a visitare le catene montuose, l'Atlante. Non mi chiedere il nome in berbero, che non lo so pronunciare, ma vuol dire Monte dei Monti. Arriva anche a superare i 4000 metri d'altezza. Inutile che ti dica che abbiamo trovato anche la neve, pur non essendo mai saliti così tanto. Un altro posto stupendo da visitare in Marocco è il deserto, ovviamente. Ma dai! Ci sono zone sotto stretto controllo militare, come la parte più occidentale del Sahara, ma altre facilmente visitabili, come Zagora ad esempio. Abbiamo anche avuto la fortuna di passare 4 giorni in un campo berbero. Non andare sul cammello, perché dopo 10 minuti te si spacca il culo. Ricordati comunque, brutta aspirante colono, che si tratta di un paese africano e che quindi ci sono delle differenze culturali da rispettare. Scoprirai anche delle differenze logistiche, chiaramente. Ci sono pochi e costosi supermercati. Meglio, ma questo te lo dico da tempo, andare nei mercati locali dove trovi frutta, verdura, carne e tutto ciò che ti serve. Spero che non te metterai a cercare la carne di maiale, vero? O la Nutella? E se sei un amante del pesce, puoi anche rivolgerti al piccolo pescatore che torna con il bottino del giorno. La nostra esperienza è stata molto bella. È un paese davvero ricco e che offre grandi spazi. Purtroppo negli ultimi anni la sosta libera è diventata un po' più difficile da fare, come ti ho detto nel video che vedi qui sopra. Non potendo tenere sotto controllo tutti i turisti e i brutti pezzi di camperista che si sparpagliano per il territorio, spesso non contribuendo per nulla alle economie locali, i marocchini preferiscono che stiano tutti all'interno di una zona protetta e controllata, con le loro belle ciabattine a punta. I campeggi comunque hanno costi davvero irrisori. All'epoca si parlava di 20-40 dirham a notte. Vabbè, il plurale sarebbe darahim, ma insomma, quel che conta è che in una struttura ricettiva paghi circa dai 3 ai 10 euro massimo a notte. E comunque non ti aspettare i servizi che ci sono in Europa. Te capì? Il Marocco sa di vivere molto sul turismo e quindi tende anche a proteggerlo. Noi siamo stati lì nel 2016, in piena allerta ISIS. C'erano blocchi e controlli in ogni città, ma nessun problema per i viaggiatori stranieri. Sosta libera ne abbiamo fatta molta. Grazie a questo ho avuto la possibilità di conoscere Aziz, che era uno studente e un pastore. Mi ha invitato nella sua tenda a bere del tè e un po' di latte di capra fresco. Mia moglie, a dire il vero, qualche disagio l'ha avuto. Nulla di che in realtà, ma essendo bionda e con gli occhi azzurri, attirava le attenzioni degli abitanti. Lo sai che lì c'è una certa inclinazione a fare commenti anche pesanti sul sesso femminile? E vabbè, mica ci stiamo a formalizzare, no? Ogni tanto si è sentita un po' meno tranquilla a starsene in un bar a bere un caffè o a leggersi il suo libro. Come ti ho detto, nulla di grave, ma certo non fa piacerissimo. Per il resto, che te devo dire, grande esperienza positiva. Forse 3 mesi sono tanti, ma se ci stai solo 10 giorni, quello stupendo paese... Come lo vedi dal finestrino? E poi, in Grecia ci sei mai stato? E certo, eccoti qualche dritta. La Grecia è un'altra meta molto celebre per l'inverno. In realtà, pur essendo ad una latitudine teoricamente favorevole, il territorio ellenico in inverno è abbastanza freddo. L'abbiamo visitato nel 2013, provenendo dalla Turchia, dove avevamo passato alcuni mesi a Istanbul. Te ne parlerò tra poco. In Grecia abbiamo attraversato la parte nord, Alchidiki, la penisola calcidica, dove si trova Tessalonico, e poi piano piano siamo scesi verso sud, passando per il centro del paese. Posti molto belli, come il Monte Olimpo o in particolare Meteora. Quest'ultima la consiglio sicuramente perché è caratterizzata da altissime torri di roccia in un paesaggio quasi mistico. E su alcuni di questi torrioni sono stati costruiti dei monasteri ortodossi, alcuni dei quali visitabili. Ma che te costruisci il monastero? Come ti dicevo, brutto pezzo di camperista, la parte centrale è montagnosa e fredda. Si arriva anche a meno 5 gradi. Ricordo che, essendo partiti da poco, avevamo con noi solo dei semplici sacchi a pelo estivi. La
mattina dovevamo correre sul posto per scaldarci, in attesa che si alzasse il sole. Un freddo bestia! Arrivate ad Atene si sta un pochino meglio. Di giorno, se usciva il sole, non ti si gelavano i piedi. La sera, comunque, la temperatura calava notevolmente. Insomma, se proprio vuoi svernare in Grecia, pensa alle isole. Ti cito Cipro e Malta, che sono le più famose, ma anche le Cicladi e il Dodecaneso non sono per nulla da trascurare. Chiaramente, in questi casi c'è da calcolare il costo del traghetto. Ma visto che ti ho nominato la Turchia, cosa dire del vecchio impero ottomano? Che c'ha, ottomani? Certo che no. Siamo stati in Turchia nel 2012, come ti ho già detto in altri video. Era l'inizio del nostro viaggio. Non l'abbiamo esplorata molto. Siamo stati solo a Istanbul, in verità, che si trova nella parte nord, sullo stretto del Bosforo. Avremmo voluto farci un bel giretto, ma il carburante all'epoca era davvero troppo dispendioso per le nostre tasche da novelli full-timers. Erano circa 2,50 € al litro. L'Anatolia, soprattutto lungo le coste bagnate dal Mediterraneo e dall'Egeo, ha i climi miti anche d'inverno. Attenzione che c'è una bella differenza tra le zone litoranee e l'interno, dove gli inverni sono freddi e nevosi. La Cappadocia, che è molto famosa per essere stata un crocevia storico tra l'Asia Minore e la Mesopotamia, in inverno andrebbe evitata. Se stai cercando il caldo, meglio le coste anatoliche. Tieni le orecchie allerta, ma mica te lo devo dire io, sulla situazione geopolitica, soprattutto al confine con la Siria. Non è proprio il posto indicato per andare a passare il Santissimo Natale. Ma adesso la finiamo di fare gli esterofili? Che dici? Eh già! Anche il Sud Italia è un buon posto per svernare. Libidine! Spesso noi italiani ci dirigiamo verso mete esotiche perché siamo abbastanza convinti che il bel paese non abbia tutto ciò che cerchiamo. Può anche essere vero, ma siamo abbastanza fortunati a vivere nello stivale, almeno geograficamente parlando. In poco più di 1300 km possiamo infatti godere di moltissimi climi differenti, oltre che di paesaggi unici al mondo. Il territorio italiano è vasto e variegato e l'inverno trascorre piacevolmente se ci si reca a certe latitudini. Il clima mediterraneo infatti garantisce condizioni buone, soprattutto sulle isole. Come Aiazzone. Ti do qualche veloce dato. In Puglia difficilmente si scende sotto i 6 gradi, con massime che si aggirano sui 13 e una media di 10 gradi. Le zone del Salento, di Taranto, Santa Maria di Leuca, Brindisi e Lecce sono le più adatte. In particolare Alberto ha trascorso un inverno muovendosi tra Otranto, Gallipoli e Polignano a mare, trovando sempre grande ospitalità e cortesia. Moltissime località sono praticamente spopolate e si può fare libera assai agevolmente. Certo, non sto parlando di temperature quasi estive come in Andalusia o in Marocco, ma le gelate sono davvero rare, come la neve che in quel territorio cade assai poco frequentemente. Inutile dire che il mare, già bellissimo in estate, in inverno si fa ancora più fruibile grazie al basso afflusso turistico. L'unico neo, come sempre, è il vento, che sulle coste adriatiche soffia diretto dai Balcani. Già sulle Murge, invece, prendiamo ad esempio Gioia del Colle, i dati si fanno un po' più rigidi, con il termometro che può scendere fino a 3 gradi di media e nevicate molto più frequenti. In Calabria la situazione è più o meno la stessa della Puglia. Già dalla provincia di Cosenza in giù si può trovare un clima temperato. Chiaramente lungo le coste la situazione migliora notevolmente. Anche il Cilento è una buona meta, soprattutto grazie a delle zone litoranee davvero spettacolari e a un'ospitalità molto rara. Pestum, Agropoli, Santa Maria di Castellabate, Ogliastro, Acciaroli, Marina di Casalvenino sono tutte mete che ti consiglio. Chiaramente il Parco Nazionale Cilentano, peraltro patrimonio UNESCO, non è molto indicato essendo al di sopra dei 600 metri d'altezza. Resta sulle coste, ma come ti dicevo non aspettarti temperature estive, meglio che in Val d'Aosta comunque. E ora veniamo a quella che secondo me è la meta ideale in Italia in inverno, la Sicilia. Ci ho trascorso molti mesi in diversi anni, oltre ad avere un nonno che ha lavorato nelle cave di Pomice a Lipari. Solo qualche settimana fa ho girato nuovamente tutta l'isola per lavoro e non posso che confermare il mio grande amore per queste terre. Mentre Albertino congelava sulle montagne venete friulane, io me ne stavo in maniche corte e ciabattozze. Ho fatto il bagno sino all'inizio novembre e come vedrai tra poco, a Lipari l'acqua era sui 26 gradi a metà ottobre. Anche qui chiaramente non aspettarti le temperature del Marocco, ma il clima è certamente molto temperato. Tieni però conto che lungo la costa, a parte annate particolari come l'inverno 2018, il clima è sempre molto mite. Come al solito il mese
mese peggiore è novembre, soprattutto nella seconda metà, a causa delle piogge insistenti, ma il freddo è davvero un'altra cosa. Se tedeschi e francesi partono dalle loro lande fredde e desolate per venire nel nostro meridione, ci sarà un motivo, no? Ricordati che fuori stagione i campeggi siculi sono aperti e costano davvero poco, puoi spendere anche 10 euro a notte. Quindi, anche se sei un camperista col vizietto delle strutture ricettive, troverai ciò che cerchi. La libera è molto facile qui e anche decisamente piacevole. Non faticherai a trovare posti in cui infrattarti con viste spettacolari sul Mar Mediterraneo. Le zone attorno a Catania, Siracusa, Agrigento, Mazara del Vallo, lungo la costa ovviamente, valgono una bella capatina. Le temperature sono gradevoli anche se, nei mesi più freddi, l'acqua scende fino a 15 gradi. Ci si può fare ancora il bagno, ma bisogna avere i capezzoli de ferro. Lungo la parte litoranea difficilmente si scende sotto i 5 gradi, con picchi nelle giornate più belle anche di 20-22 gradi centigradi. Un po' più ventosa, ma magnifica nella sua geografia, è la Sardegna. Come saprai, anche sull'isola a novembre si paga lo scotto delle piogge, ma i mesi invernali sono comunque temperati. Adesso io e la mia mughiera siamo proprio qui. Siamo partiti da Palermo il 9 di novembre, dopo aver incontrato un ragazzo, Francesco, e anche Mauro, e sono diventati subito amici. Assieme a lui e a Stefania Petix di Striscia la Notizia, siamo riusciti a vincere una battaglia con il comune per la residenza fittizia. Magari me vedi in televisione nei prossimi giorni. Un'esperienza che ho trovato importante e che spero possa far giurisprudenza. Ciao Francesco, ciao Mauro, grazie al gruppo sempre. E anche grazie per i limoni. Il viaggio l'abbiamo affrontato in traghetto, sbarcando a Cagliari. Questa volta ce la siamo presa comoda e abbiamo acquistato anche la cabina. Con 317 euro siamo sbarcati sull'isola. Io, mia moglie e le due bestiacce pulciose. Devi sapere, brutto pezzo di camperista, che la Sardegna è un'isola piuttosto ventosa, soprattutto da ottobre ad aprile, quando soffia il maestrale, il mistral francese, e infatti è da nord che viene. Chiaramente le zone più esposte sono quelle del nord dell'isola, ma anche il lato ovest ne risente abbastanza. Lungo le coste non si scende mai sotto i 6 gradi, con punte di 15-18 nelle giornate più belle. Anche in questo caso vale il discorso fatto precedentemente. Le zone litoranee sono più miti di quelle interne, per la presenza in queste ultime di alture che condizionano molto le temperature. In generale, comunque, la Sardegna è molto protetta dal freddo e le gelate sono rare, così come la neve. Rispetto alla Sicilia, il clima è meno soleggiato e le temperature dell'acqua variano dai 20 gradi di ottobre ai 14 di gennaio e febbraio. Insomma, come avrai capito, anche da noi si può passare un inverno piacevole, senza troppi scazzi e godendosi la vita in camper senza dover battere i denti. Abbiamo comunque in programma delle videoguide dedicate alle varie nazioni. Apriremo presto una rubrica dedicata su questo canale. Dacci il tempo di fare tutto. Per ora accontentati di questi piccoli suggerimenti. Non mi sembra comunque poco, eh? Ma adesso, come ti avevo promesso, andiamo a vederci alcune testimonianze dirette di chi vive in climi temperati. Benvenuto nel fuori stagione dell'Armando. I fuori stagione dell'Armando. Andare a svernare in paesi che sono molto visitati in alta stagione vuol dire sperimentare la vita in certe località fuori dal caos del grande afflusso turistico. Questo tipo di esperienza ha i suoi pro e i suoi contra. Per esempio, qualche settimana fa eravamo a Lipari. L'acqua era ancora a 25-26 gradi e si poteva fare il bagno senza problemi. Si vive insomma tutto il bello di un paesaggio che ha ancora molte delle caratteristiche tipiche del periodo estivo, senza la calca dei mesi in cui tutti cercano di divorare le località balneari, pur di sfruttare al massimo le poche ferie che la vita stanziale concede loro. Le persone locali sono molto più tranquille, rilassate e c'è molto meno stress. È più facile mettersi in contatto con le persone locali, che hanno anche più voglia di parlare e di spendere un po' di tempo a raccontare ciò che riguarda il loro paese, la loro isola o il loro territorio. Anche Alberto lo scorso anno ha avuto delle esperienze simili all'Elba, dove è stato qualche settimana. Clima ancora piacevolissimo e tutti i posti invivibili o vietati nel periodo estivo erano fruibili o quasi deserti. Ha conosciuto gli abitanti del posto, i quali poi gli hanno consigliato luoghi da visitare e particolarità da vedere. A riprova di quanto detto poco fa, alcuni gli hanno raccontato che a luglio e agosto scappano dall'isola perché c'è una vera e propria invasione. Quando Alberto era lì, tra settembre e novembre, erano invece ben disposti con lui e l'hanno invitato anche a prendere un caffè a casa loro. Insomma, ho pensato che potrebbe farti piacere vedere direttamente com'è il fuori stagione. E così ho raccolto tre
piccole testimonianze a Lipari. Sono piccole interviste e immagini che ho montato in un video di 2 minuti l'uno, ma che spero possano rendere un po' meglio l'idea di ciò di cui parlo. E mo te lo spiego. La prima è di Franco, detto il Baffo, un signore che abbiamo conosciuto a Porticello, dove abbiamo parcheggiato, a un piccolo punto sosta dove si può mangiare il pane cunzato, vecchia tradizione contadina liparense. Ci siamo messi un po' a chiacchierare e gli ho chiesto che cosa succedesse a Lipari prima del boom turistico. Tutto era incentrato sull'estrazione e la lavorazione della pietra pomice. Ancora il territorio ne presentava i segni ben visibili. Lui stesso, un paio di volte lavorando nelle cave, ci ha quasi lasciato le penne. Eccolo. Sono di Lipari e abito a Quattropane. Il mio lavoro è stato sempre qua nella pomice. Come lavoro non avevo nessun impegno di lavoro, però sapevo la mattina quello che dovevo fare, quello che era necessario. Tutto fare, va, era tutto fare. Di quando si è cominciato a lavorare, il sistema di lavoro era molto diverso. Per esempio, tutte queste pianure, oltre che si veniva a piedi a lavorare, Quattropane, Piano Conte. Quando si arrivava la mattina era tutto una pianura, tutto e si metteva tutta la pomice al sole. Durante la giornata si dava una, come si dice, un'arremenata, alla sera già quando era asciutta si raccoglieva e si metteva dentro. Si partiva dalla cima. Se ne stabiliva 50 metri e si tagliava, i ruspista pure bravi, che si portavano sempre a un livello. Sotto doveva arrivare a 20 metri e si scendeva. Quando si arrivava sotto, e di lì sui nastri, qua proprio sulla strada, dopo c'erano i vagliatori che veniva selezionato. Se uno guarda la pomice lo capisce se si muove. Quella volta è arrivata questa pomice e ho deciso di muovermi. Ho messo i piedi sopra quella che camminava. Sono stato sotterrato. Solo che lì sono andato a finire dentro una trimoggia e sono stato sottoterra intorno ai 7 minuti. E sentivo e ho cercato di chiamarli. Come ho cercato di fare quella voce di più, stiamo calmi, più calmi possibile, non è che... Ma intanto... Tutto un colpo ho detto io, guarda, ho dovuto morire da fessa qua. Allora, che ne dici del Baffo? La seconda storia è invece legata al mare, meglio a ciò che sta sotto il mare. Ho conosciuto un ragazzo che da 5 anni si è trasferito a Lipari grazie al suo amore per la pesca in apnea. Come a mia! Organizza in alta stagione anche qualche tour in barca con i turisti, portandoli intorno all'arcipelago delle Olie per fare snorkeling. Si chiama Giuseppe e mi ha raccontato di quanto ami l'isola e il periodo del fuoristagione, momento in cui può sfruttare al meglio il tempo per le sue passioni. Assieme io a questa passione. Mia madre mi ripete sempre che da bambino la prima parola che ho detto non è stata mamma né papà, ma è stata acqua, quindi qualcosa doveva pur significare questa cosa. Giuseppe, vengo da Termini Imerese e da 5 anni vivo a Lipari. Ma Lipari
è stato tutto un caso. Ho conosciuto Silvio, il mio grande amico, ha deciso di venire a vivere alle Isole Eolie e mi parlava di queste casette che potevano essere acquistate a un prezzo vantaggioso. E quindi ho deciso di fare l'affare, diciamo, no? Nella vita faccio varie cose. Sono laureato in biologia marina, faccio l'operatore tecnico subacqueo, soprattutto nel settore energetico, piattaforme petrolifere e quant'altro. Poi ho una ditta con la quale porto i turisti a fare snorkeling in giro per le Isole Eolie e ho la passione per la pesca subacquea, la buona cucina e quant'altro. Certo, venendo a vivere qui, per quanto riguarda la passione che ho per l'apnea, la pesca in apnea, qui ho a disposizione 7 isole con dei fondali fantastici, delle acque sempre limpide. Questo arcipelago ti consente di andare a pescare 365 giorni l'anno, perché l'acqua è sempre limpida, trovi sempre una parte a ridosso. Vivere in un posto più tranquillo come le isole è qualcosa che ha a che fare di più con la mia indole, perché vivere in una città comporta tutta una serie di stress che qui non esistono. Il periodo più bello non esiste, perché bisogna vedere chi sei e cosa cerchi. Ogni periodo ha le sue caratteristiche. In bassa stagione puoi apprezzare questi paesaggi incantevoli senza la presenza di barche e rumore. Naturalmente in inverno devi essere veramente un amatore per poter organizzare un'escursione qui. Anche perché l'inverno è bellissima, l'arcipelago è bellissimo. D'estate c'è la vita, c'è questa esplosione turistica. Io personalmente sono molto più impegnato perché faccio le escursioni, organizzo cene a casa, vado a pescare, quindi è un periodo molto molto stimolante per me. Adesso siamo in una fase più calante, dove il turismo si è quasi azzerato, però ancora qualcosa c'è. E il clima è quasi estivo, quindi si può ancora fare il bagno a mare, perché abbiamo visto che c'erano 23 gradi, ma fino a una settimana fa erano circa 26 gradi dell'acqua, la temperatura del mare. E quindi per chi ama il mare ma non ama la confusione, il periodo che va tra settembre e ottobre è migliore per coltivare questa passione. Thank you.
invito che mi sento di fare è quello di provare a vivere questi posti nel periodo di bassa stagione, perché si respira veramente la natura selvaggia che questo arcipelago può offrirci. È un senso di pace assoluto, di libertà, non solo il paesaggio ma anche assaporare i sapori, le tradizioni e quant'altro. Hai capito, Giuseppe? Mica male. La terza e ultima storia invece riguarda Lucia. Assieme al marito ha un ristorante ad acqua calda. Lei è nativa dell'isola e lì ci ha vissuto da sempre. Mi è stato consigliato di andarci per assaggiare un dolce tipico delle Eolie. Lei lo prepara come da ricetta tradizionale. Quella della nonna, insomma. Sono dei biscotti natalizi chiamati Spicchi Ted. Così le ho fatto qualche domanda. Io sono Lucia, nata qui e vissuta qui fino a oggi. Oggi facciamo gli Spicchi Ted. Spicchi Ted sono dei dolci tipici nostri eoliani. Sono impastati col vino cotto, preparato sempre da noi. Si prepara prima con la pigiatura del mosto, si fa lavorare e si fa la conserva poi per l'inverno. Io mi ricordo che ero piccola, ai tempi mia nonna, io da bambina ci lavoravo insieme a lei. E mi piaceva tanto, per cui ho continuato fino a oggi a fare questi dolcetti. Intanto abbiamo la farina, lo strutto, aggiungo dello zucchero e poi metto su tutte le spezie. Limone grattugiato, arancia, cannella, chiodi di garofano e un camom, che anche questa è una spezie, e del pepe, e faccio tutto l'impasto. Qui stiamo mettendo il vino cotto, così comincio a impastare e formare questo impasto che poi lasceremo riposare. Vedete la densità del vino cotto. Allora, questa è una ricetta appunto che mi ha insegnato mia nonna. Non c'erano biscotti e cose confezionate, quindi si lavorava a casa, si crescevano famiglie numerose e si imparava. Taglia e si fanno delle roselline così e poi si mette una mandorla sopra, che è quella che dà il tocco finale. Ecco, questo è lo Spicchi Ted. Ti sono piaciute queste testimonianze dirette? Ne vuoi ancora di Fuori Stagione dell'Armando? Fammelo sapere nei commenti. Ma adesso andiamo veloci verso le conclusioni, ringraziando il nostro munifico sponsor di questa puntata. Grazie al successo internazionale del nostro canale Vivere in Camper, ma chi te lo fa? Ci hanno contattato altre aziende nazionali ed internazionali per promuovere i loro prodotti all'interno dei nostri video. Oggi abbiamo un prodotto perfetto per il brutto pezzo di camperista come te. Sei stufo che non sia più in voga l'usanza del saluto tra camperisti? Bene, abbiamo il prodotto per te, il Ciaone, oggi in offerta a soli 47,95 euro. Con questo prodotto potrai farti notare dai cari amici camperisti. Compra il Ciaone e non ti sentirai più solo. Compra il Ciaone e vedrai che tutti ti saluteranno. Il Ciaone, un prodotto testato dall'Armando. Puoi anche fissare il Ciaone allo specchietto per un saluto perpetuo. Non perdere questa grandissima offerta di acquistare il Ciaone. Mi raccomandi. A
Allora che fai? La compri la manina? Dai che ti serve, lo so. Un oggetto indispensabile, questa settimana offertona, te ne compri tre, te ne spediamo due. A proposito di migrazione e viaggi, ma lo sai qual è l'uccello che non sa mai dove andare di preciso? L'aquila. E anche questa volta abbiamo finito. Se ti è venuta voglia di partire e tenere le chiappe al calduccio, se ti è piaciuto il nostro video, e se non c'è un cazzo d'altro da fare, mettici un bel like e ricordati di iscrivere attivando la campanellina. Poi se proprio ci vuoi bene, diccelo nei commenti e condividi il video con i tuoi amici, cugini e parenti alla lontana. Ciao bello!